Stasera si presenta il piatto qui a Pellegrina, 29esima sagra del pane di grano, istituzioni e associazioni insieme per promuovere il territorio. Eh sì, ancora una volta ci ritroviamo qui a Bagnara, io sono ben lieto di partecipare a questo che ormai è un appuntamento storico e tradizionale. Le nostre tradizioni rappresentano da un lato le nostre radici, dall'altro devono rappresentare anche il nostro futuro, le occasioni di sviluppo e di crescita per i nostri territori, quindi ancora una volta insieme agli amministratori e alle associazioni per promuovere il nostro territorio. Assolutamente sì, sono iniziative importanti dove le istituzioni devono essere sempre presenti e dove le istituzioni devono comunque incoraggiarle. A noi, all'amministrazione comunale di Seminara, che ci siamo insediati a ottobre, lega tanto questa iniziativa, in quanto ci ricordiamo quando siamo stati omaggiati del piatto dello scorso anno dal presidente dell'associazione che organizza l'iniziativa, è stato il nostro primo dono, nel quale tipo vediamo bene come dove emergono delle caratteristiche, dove ogni anno l'associazione tende a far risaltare una peculiarità del luogo. L'anno scorso mi ricordo che ha incentrato il piatto sul sentiero del Trecciolino, sulla convenzione appena firmata e portata avanti dalla nostra amministrazione nel corso di questi mesi, dove comunque si dava risalto ai tre comuni principali del sentiero del Trecciolino, Palmi, Seminara e Bagnara. Ho visto il piatto di quest'anno e anche qui si è dato risalto tanto alle nostre qualità, alle qualità dei nostri ragazzi, perché c'è stato proprio un concorso delle scuole dove sono state coinvolte le scuole, dove il piatto proprio pone in risalto la cittadina di Pellegrina con la chiesa e col pane. Quindi complimenti all'associazione perché da anni porta avanti queste iniziative. Iniziative che, ripeto, sono importantissime per il territorio, iniziative che comunque servono per far capire l'importanza sia dei prodotti tipici che comunque dei prodotti quali quello della ceramica. Prodotti tipici importanti e la ceramica perché legano ancora di più le istituzioni al territorio e il territorio alla cittadinanza tutta. 29esima sagra del pane di grano, stasera a Pellegrina si presenta il piatto, ancora una volta l'associazione pellegrinese impegnata a promuovere questo territorio. Sì, una bellissima iniziativa, ormai è diventata storica, effettivamente la promozione dei prodotti tipici, soprattutto tutto quello che riguarda il pane. Io ho accettato l'invito con immenso piacere, anche perché è giusto dare supporto ai giovani e meno giovani, perché le tradizioni, gli usi e i costumi vanno perpetrati e continuati nel tempo. Pellegrina, anche se è una frazione, diciamo, del comune di Bagnara, è una comunità, quella pellegrinese, molto molto attiva e si distingue appunto per le capacità organizzative che ogni anno nelle varie manifestazioni, dalle feste patronali e alle sagre e a quant'altro, con una presenza costante e con un'organizzazione quasi impeccabile. E anche quest'anno la 29esima sagra del pane di grano, oggi presenteremo il piatto di ceramica, un piatto che è stato frutto di un lavoro e di sinergia tra l'associazione e l'Istituto Superiore Pizzi di Palmi. Quindi praticamente un progetto che ha visto impegnati i ragazzi, e poi alla fine il logo di quest'anno è un logo che praticamente è stato costruito, progettato dalla scuola di Palmi. Ecco, anche quest'anno la presenza dei sindaci mette in evidenza come la sagra è sentita in tutta, non solo nell'area della Costa Viola, ma anche in tutta la provincia di Reggio Calabria. La sinergia tra i tre sindaci, tra Bagnara, Seminara e Palmi, in questo momento è rilevante, sia per la promozione del Trecciolino, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la promozione delle attività produttive, in particolare, diciamo, il pane, le ceramiche, ma quello che è importante è che sostanzialmente in questa terra l'associazione sta rivestendo un ruolo importante, tenendo sempre forte la promozione del territorio. Ecco, l'appuntamento per tutti al 9 di agosto. L'appuntamento è al 9 di agosto, quindi aspettiamo tutto il 9 d'agosto, dove nella nostra splendida piazza di Pellegrina daremo a tutti in omaggio questo piatto che stasera presenteremo insieme ai prodotti tipici, e ci sarà l'intrattenimento musicale anche dei Popolaria, una musica popolare, e quindi la gente può sicuramente venire come tutti gli anni in maniera numerosa, pellegrina e accogliente.